Ciao a tutti, benvenuti al vostro Cristian Ares. Eccoci tornati con un nuovo video dedicato sempre al nostro simpatico FIFA. Oggi è lunedì e quindi siamo con i ritiri dei primi dello squad battle. Dovrei essere arrivato probabilmente ancora fuori classe 3 perché teoricamente ero su fuori classe 2, però dubito che sono riuscito a mantenere quella posizione perché ero veramente arrivato a pelo. Quindi magari c'è stato un altro aggiornamento e quindi sono calato. Però ce l'ho andato molto vicino. Intanto vi faccio vedere le nuove rose, le mie nuove formazioni. Praticamente ho venduto tutti, ho venduto Pogba, ho venduto Suarez, ho venduto Neymar, ho venduto Bale. In sostanza ho fatto piazza pulita e per ultimo ho venduto anche Aubameyang, visto che c'ero. Perché praticamente ho deciso di fare una squadra, stato due formazioni. Alla fine utilizzo soprattutto questo tipo di modulo, quindi di Bale e di Neymar me ne faccio poco e niente, anche se sono fortissimi, soprattutto Neymar mi piace un casino, però vabbè, non so skillare molto bene e poi non uso più quel modulo. Poi mi trovo molto bene con questo Cristiano. Con Cristiano mi trovo benissimo e anche con Firmino, quindi ho colto l'occasione per fare una formazione del genere. Questo giocatore è veramente molto forte, mi ha risolto parecchi problemi e anche questo che è molto simile a Roberto Carlos, quindi una valida alternativa a Roberto Carlos e a Alexandro e anche a Alaba. Comunque, se volete, costa soltanto 2 di special, sempre se non l'avete già usato, quindi io ve lo consiglio perché vi sto trovato veramente molto bene. Però questa qua è la formazione delle riserve, perché quella lì, la top, è questa qua. Ho comprato finalmente Desailly, ci ho già fatto 2 partite e grazie per i consigli. E poi lui è Ake 84, pagato 106.000, ma volendolo si può pagare anche meno, ed è veramente molto forte in difesa perché ha 81 di velocità, quindi se gli date ombra diventa ancora più forte. E poi ben messo in fisico e in difesa. Per non parlare dei dettagli, ha un'elevazione di 87, quindi praticamente sono quasi tutte sue, e poi ha un buon equilibrio, una buona agilità e ha una buonissima marcatura e controllo dei piedi, quindi è veramente molto molto forte. Quindi questa qua è la formazione che ho preso. Ah, poi ho preso anche Gullit, che è una bestia assurda, anche la versione 86 è spettacolare. L'unica cosa che mi mancano sono le stelle d'abilità, che ha soltanto 3 stelle, però vabbè, ci si può fare meno. Perché ho venduto Pogba e ho ottenuto Vidal? Perché Vidal è più completo. È più completo di Pogba. Ok, ha 3 stelle di abilità, ma per chi non le usa va benissimo Vidal. Quindi se siete gente che skilla, forse è meglio Pogba. Però da notare che valore difesa e fisico è molto superiore a Vidal. Quindi a livello difensivo difende molto meglio Vidal rispetto a Pogba, più offensivo, quindi dipende dal tipo di gioco che volete fare. Volete fare un gioco difensivo come centrocampista centrale è meglio Vidal. Se volete fare una cosa offensiva prendete Pogba, però è più da COC che da CC Pogba. Quindi Vidal è da centrocampista, perché come CDC potete mettere un Rijkaard oppure un Bakayoko o Fernandinho, e lui come CC perché c'è un buonissimo, buonissimo tiro. Quindi questa è la formazione, ho deciso di tenere lui Batshuayi anziché Aubameyang perché è fortissimo, quindi ve lo consiglio. Vabbè, bando alle ciance, andiamo al ritiro dei premi. Dopo queste piccole perle di saggezza, che probabilmente poi non vedo, cioè poco conta, direi di ritirare subito i premi, vediamo poche cose riusciamo a trovare dei pacchetti.
No, fuori classe 3, quindi sono sceso probabilmente all'ultimo, quindi 20.800 crediti, un pacchetto oro premium maxi, un pacchetto giocatori oro premium e un pacchetto oro rari. Andiamo ad aprirceli, una rosa speciale. Apriamoci questi pacchetti. Allora, apriamoci il primo pacchetto oro premium maxi, vediamo cosa troviamo. Vediamo se sbrilluccica. Sbrilluccica, quindi un tabellone tedesco, portiere, Neuer, no, Horn, che non è male, però io c'ho Farman che è strabuggato, quindi va molto bene. Gli altri sono tutte pippe assurde, quindi ce ne andiamo a mettere tutte al mercato. La lista trasferimenti, questo mi può servire. Questi qua, no, niente doppioni oggi, dai, che bello. Ok, apriamoci il secondo pacchetto oro rari, vediamo se sbrilluccica pure questo. No, non sbrilluccica, cioè quelli che sono tutti rari non sbrilluccica quasi mai. Terzino sinistro tedesco, Lattendandolfo. Boh, io provo a metterlo. Di terzini tedeschi ce ne sono relativamente pochi, quindi potrebbe valere un qualcosina. Vediamo un po'. No, questi mi servono. No, non mi servono infortuni. Allora, questi qua ce ne mandiamo via. Questo ce lo scartiamo. E questo ce ne mandiamo. Ultimo pacchetto, giocatori oro premium, quindi praticamente sono soltanto giocatori, 10 oro di questi sono rari, 3. Allora, vediamo un po' che cosa troviamo, se trovo qualcosa superiore a 85 mi taglio la barba. Vabbè, voglio buttarla così, poi vediamo un po'. Tanto vado sul sicuro. Non sbrilluccica neanche, quindi tanto la barba me la devo fare lo stesso, perché... Ok, Pulisic. Fantastico, 78, wow, cioè proprio voleva che gli tedeschi la barba. E è andato sul sicuro. Questo qua ce l'ho già, perché c'ho già la forma che lo posso vedere, quella di Halloween. Quindi mi tengo quella, questa qua la metto in vendita. Non ci sono giocatori che mi possa servire per migliorare la rosa, anche perché non credo che mi servano altri giocatori. Sì, potrei metterci qualcosa di più eclatante, soprattutto per le riserve, ma onestamente mi va benissimo così. Nel Foot Champions mi trovavo meglio con quella delle riserve che con quella titolare, quindi sto pensando un po' di rimodificarla nuovamente, poi vediamo. Intanto qua, che succede? Non l'ho già messi. Ok, allora andiamo a vedere un attimo i giocatori che abbiamo trovato, perché ovviamente i consumabili li sono tenuti tutti. Questi li vedi toglierci dalle scatole. Ok, allora partiamo. Questi qua sono i giocatori che ho trovato nei pacchetti premium, nei pacchetti regalo. L'unico decente a quanto pare è Horn. Quindi nulla ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, un pollicione per supportare il canale, se siete iscritti al canale, bene, se siete iscritti al canale e volete registrarvi la cosa vi fa piacere, quindi fatelo pure, non c'è problema, quindi nulla, non mi resta altro che ringraziarvi per la visione del video, quindi un ciao a tutti belle brutte dal vostro Cristian De Ares e ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!